Non avrai i miei soldi, Wii! Questo metodo per viaggiare solo col bagaglio a mano gratuito ti farà risparmiare centinaia e centinaia di euro, come è successo con me, testato su una marea di voli, quindi funziona. Tre tipi di bagagli. Questo della cabin muscolo da 20 litri, che è le misure consentite, quindi 40 per 20 per 25, zaino, e davanti a tutti i suoi scompartini per mettere le varie cose, cerniere. Sì, costa un pochettino perché ora sta sui 40 euro, però è un investimento che secondo me vale assolutamente la pena. Ho un altro tipo, questo l'ho pagato meno, sempre su Amazon, è più semplice, ha solo una tasca davanti, rettangolare, vedi? E un altro che è sempre della Cabin Max, questo costa, non so, sui 20 euro, mi sa che è solo a tracolla, però non è zaino, anche questo sempre delle misure precise per i voli low cost. Questo mi torna bene quando magari viaggio da sola col bimbo e quindi lui non potendo portare un zaino troppo pesante, io mi metto lo zaino e questa tracolla. E la cosa più importante che io ti consiglio assolutamente che devono avere sono queste, qualsiasi tipo di zaino tu prenda, qualsiasi marca, queste, perché le cinghie permettono di stringere tantissimo il bagaglio, anche se riempito resta un po' gonfietto, tirando quelle tantissimo. Alla fine ti entra bene in quegli scomparti che hanno le compagniere per misurare i bagagli. Ci ho attaccato i vari accessori, io ci attacco sempre. Allora, questo l'ho preso su Dmail. Ti permette di attaccare tipo giacchetti, quando te li levi in aeroporto che danno noia, le maglie, qualsiasi cosa vuoi, ce l'attacchi, stringi. Poi questa l'ho presa su Shein, è una pinza per i cappellini o qualsiasi cosa, anche questo, soprattutto d'inverno, così torna bene perché attacchi le solite sciarpe, guanti, quando passeggi per un posto e poi ti devi levare tutte queste cose, quando entri all'interno non sai mai dove metterle. Ecco qua, vedi, attaccato il cappellino, attaccato il giacchetto. Altro accessorio che secondo me è fondamentale per i viaggi e fidati, è da più di 20 anni che viaggio. Questo è il moschettone che sembra una cacata, però ci puoi mettere di tutto, ci attacchi, che ne so, il giacchetto, una borsa con gli acquisti in più che fai, una borraccia dal manico, qualsiasi cosa. A me addirittura è servito a tenere insieme anche gli zaini quando si era rotta la cerniera. Quanti giorni puoi fare con questo tipo di bagaglio? Io ci faccio tranquillamente 5 giorni tutti. Viaggiando, come ti ho detto, sia d'estate che d'inverno, ovviamente cosa c'è? Che d'estate le cose occupano molto meno spazio, però sudando, sporcandoti di più, te ne cambi di più. L'inverno le cose occupano molto più spazio, però ovviamente magari i pantaloni te lo puoi tenere un giorno o più. Io ci ho fatto anche più di 5 giorni tranquillamente, fino a 7, così. Però in quel caso devi trovare un modo per lavare i vestiti, che sia o una lavatrice a gettoni. Non ti dico lavanderia perché è carissima. Oppure lo lavi nella vasca, nel lavandino. Ora ti faccio vedere tutto quello che io ci metto. Ovviamente è adattabile in base alle tue esigenze, però sappi solo che se vuoi aggiungere qualcosa dovrai comunque togliere qualcosa. Ci vogliono dei compromessi. Seconda premessa: i vestiti più pesanti sono quelli con cui devi partire e tornare, ovviamente, quindi non vanno in valigia, ma le devi mettere addosso. Io di solito porto via un solo paio di scarpe, le scelgo molto bene in base a quello che sarà tutto il viaggio. Quindi d'estate mi porto dei sandali chiusi oppure delle scarpe da ginnastica a seconda di quanto camminerai, insomma, delle cose che farai. D'inverno di solito per me sono degli stivali che insomma ti coprono anche dalla pioggia, dal freddo. Di scarpe extra io ho le ciabatte ovviamente perché quelle servono. Se vuoi portare un paio di scarpe extra, secondo me ti c'entrano assolutamente, però devi fare un compromesso, quindi cercare di togliere qualcosa, magari che ne so, prodotti che io metterò estetici e te li compri laggiù. Allora, questo che farò è un esempio di bagaglio per una settimana di vacanza urbana, però in cui mi serve anche il costume perché andrò alle terme. Mi sono già informata e ho visto che c'è anche la lavatrice lì. Comunque io mi porterò, a parte quello che indosso, tre pantaloni, tre magliette. Io l'intimo di solito lo calcolo per tutti i giorni, soprattutto se è un posto dove so sicuramente che non lo posso lavare i vestiti. La cosa fondamentale, vitale, vitale proprio per i vestiti, è piegarli col metodo KonMari. Googlalo
è il metodo che ha inventato per piegare i vestiti Marie Kondo, questa esperta dell'organizzazione, che io non seguo i suoi insegnamenti, ma questo del piegare i vestiti per i viaggi è la cosa che mi ha svoltato tutto. In un vecchio video social in cui facevo un riassunto di questo bagaglio povero, una persona mi ha scritto: sì, ma così si stropicciano. Cioè, io te lo giuro, in tutti i viaggi che ho fatto non sono mai arrivata con un capo che non sia più o meno stropicciato dalla valigia gigante a quella appunto a mano. Comunque, al limite, se proprio è un vestito che devi avere super stirato, ti piace, te lo attacchi a una gruccia, te lo metti in bagno e quando fai la doccia così, coi vapori della doccia, un pochettino si stira. Come ciabatte uso questi tipo Hawaiianas, flip flop, insomma, perché occupano pochissimo spazio. Ci puoi andare al mare, in piscina, poi le usi come ciabatte in casa, insomma. Ci fai di tutto. Asciugamano per il mare, questi in microfibra, quelli finissimi che occupano pochissimo spazio. Io ho uno grandissimo, anche il gancio dell'Eurospin, così me l'hanno regalato per far capire proprio quanto sono povera. Se vai al mare, quindi c'è un po' d'odore così e lo vuoi lavare e si asciuga in 3 secondi. Sempre per il mare, insomma, roba di acqua. Io ci ho messo questa, la custodia impermeabile per il telefono. Le cose preziose, i sacchetti di plastica per metterci la roba bagnata. Questi servono anche per il ritorno, per metterci la roba sporca, perché è abbastanza facile far entrare le cose quando parti, ma devi piegarle bene anche quando rientri, altrimenti non si entrerà niente. Praticamente, via via che metti la roba sporca, ti prepari il sacchetto. Anche lì devi piegare le cose col metodo KonMari, o comunque il più piatto possibile, non tirarle così nel sacchetto a caso, per farle poi rientrare bene nel bagaglio. Io cosa faccio? Metto un solo bagaglio apposito, o due, insomma, perché noi si viaggia in tre, in cui va solo la roba sporca, tutta dentro i sacchetti, tutta piegata bene, e quello c'è solo quello. E in quell'altro poi ci sono tutti gli extra. Sempre per mare, piscina, quello che ti pare, lo zainetto pieghevole, o questo anche per le escursioni, per quello che vuoi, per avere uno zaino più. Poi quando sei laggiù te lo usi per tutte le tue varie cose. Per l'acqua, allora, a seconda di quanto bevi, io ho diversi tipi di borracce e anche a seconda dei giorni. Quella più piccolina, quella media, insomma, quella da quanto sarà? 7,50 un litro. Se no, ho trovato questa eccezionale sempre su Shein che è da 2 litri, che torna bene perché ha la cannuccetta, vedi, la apri, la maniglia e, perché ho fatto un casino, e per di più ha la sua tracollina, te la devi comprare a parte, sempre su Shein. La tracolla che è anche qui per mettere le chiavi, una taschina per il telefono. Io l'avevo comprato più che altro per fare passeggiate, però anche in viaggio è comodissima. Certo, è 2 litri, quindi è un po' pesantina, ma la borraccia io me la porterei sempre. Tecnologia, allora io mi porto il mio telefono con cui faccio le riprese, i vari accessori, questo, l'adattatore da viaggio, se ti serve, il caricatore del telefono, insomma, ovviamente, questo, anche questo l'ho preso su Shein, è molto comodo, eccolo qua, è praticamente un adattatore multiplo perché noi abbiamo diversi dispositivi, quindi ho quello dell'iPhone, quello più piccolo, quello per l'Android, e di qua è per attaccarlo, si allunga, vedi? Poi si restringe, ed è comodo perché almeno non ti devi portare diversi caricatori in più. Se hai diversi dispositivi dell'Apple, è comodo anche questo. Questo l'ho preso su Amazon e praticamente occupa, vedi, poco spazio così. Poi lo apri e invece di portarti diversi caricatori, ti porti questo col MagSafe. Qui ci attacchi il telefono, qui l'orologio e qui le cuffie. Io tempo fa ho preso questo da IKEA, vedi che occupa pochissimo spazio, non so se c'è sempre. Comunque è trasparente, dentro le sue varie confezioni, io qui ci ho messo le etichette, io con l'etichettatrice. E anche queste, come vedi, sono molto strettine, quindi ha il suo imbuto per riempirle. Ed è comodo. Comunque, se non mi servono tutti questi attrezzi, io li levo e ci metto le mie cose. Le mie cose cosa sono? Assolutamente i campioncini. Qualsiasi campioncino tu trovi, te lo devi mettere da parte, non usarlo subito e usarlo solo per i viaggi. Quindi io c'ho di tutto, vedi questo, questo. No, vabbè, questo è disinfettante, il profumo, il bagnoschiuma dei vari hotel, questo che regalavano, questo che era in un altro hotel, me lo sono portato a casa, tutte le bustine.
qui ci ho messo anche qua da un fioc dentro miei. Vedi, qui ci ho messo ad esempio i miei campioncini. No, ce n'ho un'altra. Insomma, io di solito ne uso due. Una ci metto tutti i campioncini con tutti i liquidi e quell'altra ci metto gli altri accessori che ti faccio vedere. Poi ci metto i fazzoletti, vabbè, burro cacao, spazzolino e dentifricio. Io ho anche questi a volte li trovi negli hotel o te li fai dare il set cortesia. Poi lacci capelli, metto sempre nella pochette. La fascia per quando mi lavo la faccia, insomma, quando ho dei trucchi. Pinzette per i capelli, anche queste le ho messe su Shein, pagate poco, mi piacciono che sono tipo quelle professionali. Io ho poi la piastrina da viaggio, perché questo è uno dei piccoli vezzi che mi concedono il bagaglio a mano, è piccolino, ormai è consumatissima, vecchia, però torna bene se vuoi essere una figacciona. Pettine, sempre anche questo l'ho da viaggio, così per occupare poco spazio. Poi struccanti io uso queste, quelle lavabili, così le riutilizzo. Per la spugna del fondotinta ho questo, così non si sporca se non lo metti in una cartina. Per il trucco io alla fine ho comprato Avon, questo che ha un po' tutto insieme, almeno non mi porto 100.000 cose. Non l'ho ancora usato, c'ha gli ombretti, il rossetto, il fard, insomma un po' di tutto, almeno risparmio spazio. E poi ovviamente ci aggiungi quello che vuoi, io nel mio caso ci aggiungo il fondotinta o la matita, il mascara, insomma quello che vuoi, però il grosso è già lì. Per i pennelli ho comprato anche lì un set su Shein in cui ha un po' di tutto, vedi, 100.000, e in questa pochettina stanno tutti i piatti, l'hard disk portatile, le cuffiette, pinzette, poi vabbè tutte le varie medicine, le medicine ovviamente variano in base a dove va, insomma delle tue necessità, eccetera. Io sinceramente, personalmente, quando è un posto dove comunque le trovo facilmente, mi porto lo stesso assolutamente queste contro le punture degli insetti e varie, meduse, qualsiasi cosa. Mi porto il cortisonico, se c'è bisogno è fondamentale averlo, e la pastiglia per il mal di testa. Poi, se proprio ne vuoi portare un'altra, io consiglierei quelle contro lo scaconso. Per gli occhiali ho trovato sempre su Shein questo che è molto comodo in silicone, quindi non si bagnano, ha il gancetto sempre, mitico moschettone per attaccarlo dove vuoi, al bordo della borsetta, a fianco allo zaino, ed è grande perché io ci metto questi occhialoni ed è comodo, io ci metto anche la catenella perché almeno anche lì pom levi, qualsiasi cosa penzola è la più comoda che c'è. Vabbè, qui mi sono portata un foulard perché mi serve in questo caso il portafoglio. Io di solito a casa uso questi giganti, però per il viaggio me ne sono preso un altro apposito. Ha la cerniera fondamentale, almeno non perdi i pezzi di qua e di là. È piccolino, più compatto e ha i vari scomparti per mettere le carte, gli spiccioli che serve assolutamente. Per i documenti, quelli da viaggio, gli appunti, che ci tengo anche la penna dentro, i passaporti, io ho questo vecchissimo, semplice, ha vari scomparti e occupa poco spazio e almeno so che è tutto lì insieme. Questa è la mia pochettina che io di solito mi porto sempre nella borsa, quindi quando vado a giro. Qui ci vanno le cose che appunto dovrei tenere tutte a portata di mano per non perdere di qua e di là, soprattutto un bagaglio in cui è tutto molto compresso, quindi le chiavi della macchina, le chiavi di casa, almeno finché uno arriva all'alloggio, poi quando sei in viaggio le medicine d'emergenza, le cuffiette, la power bank, il caricabatterie, insomma tutte quelle necessità che ti porterai sia quando sei in viaggio che da tenere a portata di mano in aeroporto. Sempre stretto, mi raccomando, quelle larghe, quelle così, cosa succede? Che te tendi a riempire, si allargano ed esce un casino. Anche questo per l'estate è super godurioso, mai più senza ricaricabile, con la pinzetta, l'attacchi dove ti pare. Cioè, quando muore di caldo è la migliore, però ora non so se mi entrerà, quindi vedo se metterlo o no. Ora ti faccio vedere come piego i vestiti col metodo KonMari. Allora, per il metodo KonMari, per le magliette, la giri a un terzo, così, pieghi a metà e poi a metà di nuovo. E ti deve venire un pacchettino così. Allora, pigiama, ad esempio, c'ho pantaloncini, lo piego così. Questi pezzi che avanzano vanno sempre cercati di togliere per fare la forma
più omogenea possibile. Pieghi un terzo anche qui, canottiera, un terzo. Ti devono praticamente venire sempre dei rettangolini. Quello ripiego anche così, almeno hanno la stessa dimensione. Costume da bagno, allora lo stendi sempre a rovescio, tutto si gira sempre a rovescio, un terzo, le bretelle, questa roba qui, tutto quello che vedi ha forme diverse, lo pieghi un pochettino, a metà di nuovo, ecco sempre il tuo rettangolino. L'asciugamano, grandissimo, telo mare, lo pieghi a metà di nuovo, a metà, e poi un terzo, due terzi, o comunque cercando di ottenere il rettangolino come sempre. Se avessi roba a maniche lunghe, ok, come sempre giri a rovescio, a metà, pieghi la manica, di qua pieghi la manica, un terzo, due terzi, e ti viene un rettangolo che è un po' più grande, perché considera che questo è felpato, quindi è grandissimo. Allora, le mutande, sempre giri, un terzo, e ti viene il pacchettino piccolo. Se avessi delle calze, le accosti, i più piatte possibili, poi un terzo, e fai sempre il pacchettino. Il reggiseno, una coppetta dentro l'altra, e chiudi tutto così. I pantaloni, allora li pieghiamo a metà, poi a metà di nuovo, lo chiudo un pochettino semmai, e poi a metà di nuovo. Praticamente l'importante è che abbia tutto più o meno la stessa dimensione. Vedi? Ecco, come vedi, quello solo dei liquidi è un po' pienotto, perché mi porto i liquidi per 3 persone. Quindi, come ti ho detto, cerco di metterli tutti insieme in una pochette. Se sei da solo, ovviamente, occuperai un casino di meno spazio. Ecco, in quell'altra pochette ho messo tutte quelle altre cose non liquide. Come ti ho detto, te considera che questo è per 3 persone. Quindi cerca di sistemare le cose in modo da appiattire il più possibile. Sono meglio questo tipo di pochette, vedi che restano più piatte. Ecco, come vedi, ho fatto i vari rettangolini. Quindi qui sono tutti i vestiti che hanno più o meno la stessa dimensione. Pigiama e costumi. E l'intimo, vedi, ha tutti più o meno rettangolini, più o meno simili, che metto dentro il reggiseno, insomma, a seconda. Ora assembliamo. Allora, assembliamo. Apro. Prendo tutto il mio primo cumuletto e lo infilo in fondo. Comincio a chiudere un po' le cerniere, perché poi è meglio riempirlo dall'alto. Quindi così spingo bene, prendo l'altro cumuletto, lo metto qui e tiro sempre via via sulla cerniera. Le ciabatte dentro il sacchettino e continuo a tirare su. Allora, l'intimo infilato in questo buchetto che si è creato qui, continuo a tirare su. Ok, vedi, ancora un bel po' di spazio. Ci metto il foulard, il zaino pieghevole, questo, la power bank, gli adattatori, il caricabatterie. Guarda ancora quanto spazio c'è anche qui davanti, volendo, tanto come ti ho detto poi tiri. Poi ci metto le varie pochette sotto quella mista e sopra i liquidi, così lo posso levare al volo. Guarda, poi davanti i documenti, poi si possono mettere il portafoglio qui. Qui è quella roba mista, ve l'ho fatto vedere. Chiudo, anche qui c'è una taschina.
gli occhiali, boh, me li attacco qui, tanto li voglio tenere a portata di mano. Ecco. Quando ho piegato tutte le cose e messe dentro lo zaino, partendo dai vestiti che andranno tutti in fondo e via via sopra le cose che prenderai, i liquidi, ci appoggio sopra anche la mia borsa, quella che userò poi quando ho raggiunto la destinazione, che va nascosta dentro il bagaglio gratuito, ma messa sopra almeno appena ti hanno imbarcato sull'aereo, te la tiri fuori e ci metti le tue cose. Di solito cosa uso io? Questo zaino, che io chiamo lo zaino antirapina, lo trovi su Shein, su Amazon, non costa niente, ha la cerniera dietro e ci sta una marea di roba, poi ha la taschina per mettere la borraccia ed è molto comodo, ci ho fatto di tutto e di più. Se no la tua borsa tracolla, che però sia di quelle che si appiattiscono bene e che occupano poco spazio. Poi, ora qui ci metterò la mia borsa, quella antiscippo, come ti ho detto, deve essere sopra, almeno la prendo al volo. Quindi riapro, guarda ancora quanto spazio c'è, potresti mettere ancora altre cose volendo, guarda, guarda, qui ti c'entra ancora roba. Questa l'appoggio sopra così, stesa così. Chiudo. Tanto queste parti. Chiudo queste vitali, come ti ho detto, vitali, perché tiri. Boh, vabbè, io qui ci posso mettere la borraccia. Questa è una borraccia media. Mi chiudi. Comunque ovviamente al limite questa la levi, te la tieni in mano se te le vogliono per forza infilare il misuratore. Chiudi, tiri, tiri più che puoi, cattivissimi a tirare, tiri, ecco qua, guarda, spazietto preciso, ecco, vedi, no, perfetto, fine. E ti sei fatto il bagaglio per 5 giorni sicuramente, come ti ho detto anche più giorni se lavi la roba, anche qui ci puoi attaccare cose. Se hai domande, dubbi, questioni, qualsiasi cosa, scrivimi qui sotto, io ti rispondo sicuramente. Se questo video ti è stato utile, fai così, iscriviti al canale per i prossimi viaggi.